Francesco Cosentini, direttore regionale di Coldiretti Calabria. Lei ha preso menzione sulla corretta informazione e tutela del prodotto italiano, ma vogliamo anche parlare del 60% del falso Made in Italy. Sì, sicuramente il grosso danno per i produttori agricoli italiani è costituito dal fatto che 60 miliardi di euro rappresentano il falso Made in Italy sul mercato internazionale. Sono 60 miliardi di euro che vengono sottratti alle tasche degli imprenditori agricoli e in particolare degli agricoltori italiani che non possono soddisfare una domanda che sul mercato di fatto c'è, ma che viene coperta da prodotti che non hanno nulla di italiano nei loro contenuti, hanno soltanto magari un bel vestito italiano, un'etichetta che riporta la bandiera italiana o un'immagine di una campagna italiana che per molti versi trae in inganno il consumatore che pensa di acquistare un prodotto che ha origini dalle nostre campagne, ma in effetti di italiano non ha nulla. È una grande sfida che parte da tanti anni ormai, Coldiretti ha affrontato e continua ad affrontare l'aspetto dell'origine obbligatoria in etichetta in Italia e in Europa, ma evidentemente è una battaglia che noi dobbiamo vincere non solo sul mercato italiano ed europeo, ma sul commercio, sullo scenario internazionale. Quindi gli accordi sul commercio internazionale devono poter tener conto di aspetti come questi, cioè la distintività dei prodotti, l'origine dei prodotti tipici come quelli che rappresentano il patrimonio dell'agroalimentare italiano devono essere tutelati. Ma diciamo che anche con Campagna Amica Coldiretti ha cominciato a dialogare con il consumatore ponendolo a fianco del produttore. Sicuramente, Campagna Amica è un importante progetto di Coldiretti che parte alla fine degli anni 90. È un progetto politico ma che ha grandissimi impatti economici, che ha consentito di far passare la quota di vendita diretta dei prodotti agricoli dallo 0,9% degli anni 2000, del 2000 al circa il 20%, poco meno del 20% del 2016, quindi dell'anno corrente. È un importantissimo risultato che oltre a questo dato economico porta anche un grandissimo valore, quello di aver avvicinato la società civile all'agricoltura, quindi abbiamo accorciato le distanze e l'agricoltura è diventata un settore produttivo non più solo di cibo ma anche di beni e servizi. C'è una relazione intima ormai con la società di cui non possiamo più fare a meno, né l'agricoltore né il cittadino. È un'agricoltura che invoglia anche a vivere gli spazi agricoli, il nostro territorio, anche nel tempo libero, pensiamo all'agriturismo, ma è un'agricoltura capace di ospitare i bambini nelle scuole per fare formazione, è un'agricoltura capace di creare agrinido, agriasilo. Un'agricoltura che è capace di ospitare con le case di riposo giornaliere gli anziani che trovano magari anche impegno nell'attività prettamente agricola. È un'agricoltura che collabora con le ASL per il recupero di persone con disagi. Quindi è un'agricoltura che si apre a 360 gradi alla vita di tutti i giorni ed è un grandissimo patrimonio che deve essere valorizzato sempre di più. Quindi è un'agricoltura che è diventata a tutti gli effetti un bene comune della nostra società italiana. Quindi la multifunzionalità ha reso il produttore, l'agricoltore, insomma, l'ha reso più ricco, ma non solo economicamente? Sì, certo, è lo snodo principale, la multifunzionalità che viene introdotta nel 2001 con la legge di orientamento diventa veramente la rivoluzione copernicana. L'agricoltura non produce soltanto il prodotto agricolo, ma amplia il campo di attività, la sfera di azione, il campo d'azione dell'imprenditore agricolo che può trasformare una miriade di prodotti agricoli, può vendere servizi, quindi accoglie gente, rende servizi alla pubblica amministrazione, si convenziona con altre strutture. Noi possiamo fare come imprenditori agricoli, generando anche in alcuni casi il mal di pancia,
diventiamo produttori di birra, produttori di gelato, produttori di pane. Prima potevamo fare soltanto il vino perché era l'unico, era tra i pochissimi prodotti delle cosiddette attività connesse. Oggi ci inventiamo anche la produzione di energia, che è produzione agricola, perché utilizzare gli scarti di produzione, utilizzare il liquame, il letame, trasformandolo con processi naturali in ammendante organico, quindi concime, anche lo stesso e no? biogas che produce, bruciandolo, ossigeno e idrogeno, ma soprattutto energia termica e quindi energia elettrica, è un vantaggio per tutti quanti, è un vantaggio per l'imprenditore agricolo, è un vantaggio per l'ambiente e quindi per la società. È un voler rendere l'agricoltura veramente funzionare a quelle che sono le esigenze di un territorio e le esigenze di un paese come quello italiano. E ricordiamoci che fin quando l'agricoltore rimane sul territorio, il nostro paesaggio è curato, è manutenuto. Quando va via la persona, l'uomo dal territorio, e lo abbiamo visto purtroppo in tantissime occasioni, il sistema, il territorio, proprio il paesaggio collassa, cominciano i disastri ambientali, le frane, non ci sono più belle vegetazioni, non c'è più pulizia, non c'è più ordine, ci sono i disastri, ci sono i morti. Quindi va presa in considerazione l'idea, il principio che l'agricoltura è strategica non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista della manutenzione e della tenuta del territorio, il dissesto idrogeologico di cui spessissimo si parla, è nelle mani degli imprenditori agricoli che rendono un servizio sociale che troppo spesso viene sottovalutato. Antonio Giuseppe Lauro, capo panel, sul valore probatorio del panel test e la norma COI sul test organolettico. Dottore, ma che cos'è la norma COI? Sì, il COI, che è Consiglio Olivicolo Internazionale, è un organismo delle Nazioni Unite che norma a livello internazionale, ma su base volontaria di chi vuole partecipare a questo organismo, norma la qualità dell'olio extravergine d'oliva, la qualità e la promozione dell'olio extravergine d'oliva. Nel mondo tutti i panel test che vengono effettuati grazie a questa normativa, che è molto importante proprio per determinare, oltre che con le analisi chimiche, anche con le analisi organolettiche, quindi la degustazione e l'assaggio, la qualità di un olio extravergine. Lei, dottore, non è solo il responsabile della Calabria, ma come funziona? Ecco, lei praticamente è responsabile non solo per la Calabria, ma dipende anche dal Ministero. Sì, funziona così. Diciamo che io sono un capo panel e questo patentino di capopanel me lo rilascia annualmente il Ministero delle Politiche Agricole, cioè io ho un gruppo costituito che si chiama appunto panel di assaggio per la tecnica del panel test, e viene costituito e grazie all'interessamento del Ministero delle Politiche Agricole, che sottopone tutti i panel nazionali, in Calabria non sono l'unico, ce ne sono tre e ce ne sono una sessantina in tutta l'Italia, veniamo sottoposti ogni anno a delle prove circolari, cosiddetti ring test, cioè chiedono di valutare se noi abbiamo nel nostro panel le competenze per continuare a certificare la qualità dell'olio. Quindi questa è una questione che è prettamente italiana, che fa ancora capire, se ce ne fosse bisogno, l'attenzione che l'Italia ha verso il settore dell'olio extravergine d'oliva. Ci sono dei limiti consentiti dalla legge entro i quali il consumo è elettrico. Certamente, c'è appunto il Consiglio Olivicolo Internazionale emana delle norme che poi a livello dell'Unione Europea vengono recepite dalla Commissione, e sono dei regolamenti, appunto, a volte ai regolamenti di esecuzione, dove vengono riportate 27 analisi differenti che l'olio deve possedere, quindi caratteristiche che l'olio extravergine d'oliva deve possedere per essere classificato così. Una delle 27 è appunto il cosiddetto panel test. Cosa dobbiamo cercare? Se un olio è splendido, se un olio è particolarmente fruttato, buono, delicato, che piace con le pietanze? No, dobbiamo certificare che un olio sia assente di difetti. Questa è la cosa importante che la legge ci chiede. I difetti più comuni sono quelli: siete mai entrati in un frantoio? Beh, quelle puzze o nei depositi dove vanno a finire le acque di vegetazione. Ecco, quelle puzze si chiamano morchie, acque di vegetazione. O spesso si trova un olio che si irrancidisce per il fatto che viene lasciato troppo tempo
tempo a contatto con l'ossigeno. L'irrancidimento è un processo ossidativo che avviene su tutta la sostanza organica, anche i salami che avete a casa se li lasciate fuori dal frigo per 2 giorni sono rancidi, quindi questi sono i difetti. Un olio, come dicono i bambini a scuola, per essere extravergine deve saper d'olio, perché l'ha fatto le olive, punto. Ecco, questo è. A questo punto, per l'acquisto di un litro di olio, le caratteristiche che dovrei chiedere al produttore? Beh, un olio che, come dicevo prima, per la legge deve possedere il fruttato, cioè fruttato di olive, un olio che deve sapere di olive e di olio, ecco, quello, ripeto sempre la stessa cosa, ma è quello. Un olio che non abbia difetti, cioè non abbia dei sentori differenti dai sentori che potremmo pensare all'interno di un'oliva. E non è difficile poi riscontrare dei sentori di verdura, sentori di frutta, una nota di piccante, di amaro all'interno dell'olio. Sono tutte caratteristiche positive dell'olio. Noi non dobbiamo trovare sensazioni sgradevoli. A volte magari qualcuno dice sì, l'odore di vino che può trovarsi in un olio è, potrebbe essere anche gradevole per un'insalata, assolutamente, vuol dire che c'è stata una fermentazione anomala e l'olio non è più di qualità, quindi perde quell'appellativo extra per assumerne altri che non voglio nemmeno nominare. In etichetta cosa non dovremmo trovare? In etichetta noi non dovremmo trovare dei nomi, per esempio quando c'è scritto oli di origine comunitaria, oppure per esempio oli, no attenzione, olio di origine comunitaria significa che è un olio che non è di altissima qualità e il prezzo che voi pagate, nel senso un olio costa 3 euro ma pagate un olio di 3 euro. Se trovate invece quello che dobbiamo trovare è 100% italiano, in quel caso abbiamo la sicurezza che stiamo assaggiando e utilizzando un olio extravergine italiano. Quindi olio extravergine di oliva 100% italiano è quello che poi ci dà il valore aggiunto. Insieme a che cosa dobbiamo trovare? Quindi ribalto la sua domanda, dobbiamo trovare per esempio un'indicazione geografica, una denominazione d'origine che ci garantisce che c'è qualcun altro che l'ha controllato per noi, o il top dei top secondo me anche la, quella foglia particolarissima che rilascia l'Unione Europea che si chiama olio biologico, che oggi tanto viene ricercato dai consumatori nel mondo. A chilometro zero il contadino dietro casa. Beh, a chilometro zero è facilissimo qui in Calabria, è facilissimo in Puglia, capisco che per un lombardo deve arrivare fino al lago di Garda, chilometro zero l'abbiamo un po' perso, però dico, per me andrebbe bene chilometro mille, cioè all'interno della nostra penisola, già mi piacerebbe come parola. Evviva il Made in Italy allora. Evviva, sì, certo. Dottor Pappalardo Vincenzo, capitano dei NAS nella provincia di Catanzaro, quindi gestisce un po' tutto il lato catanzarese e non solo. E dottore, parlando del codice penale, lei ha accennato qualcosa, ma quanto è cambiato? Noi ci siamo adeguati ai tempi di oggi? Allora, sicuramente ci stiamo adeguando e questo è comunque un dato importante, insomma, è positivo. Il codice penale è un codice, insomma, sempre efficace, ma comunque risale, insomma, agli anni 30, è un codice datato ed è in continuo, insomma, aggiornamento. Ad esempio, recentemente, nel 2009, sono stati aggiunti all'articolo 517, insomma, il comma quater, insomma, l'articolo quater, che va a reprimere tutte quelle frodi in commercio che vengono attuate mediante l'utilizzo di segnali, denominazioni di origine protetta e di geografica tipica Menlaci, quindi che vanno apposte in etichetta a prodotti made in Italy, prodotti made in Calabria in questo caso, insomma, quando prodotti sul territorio, quindi un reato di recente istituzione che va a punire, quindi ad adeguarsi a una società in cambiamento, insomma, e alle nuove conoscenze in campo alimentare. A breve verrà varato, insomma, un progetto di legge che è attualmente alla discussione dei rami del Parlamento, di riforma totale dei reati in materia agroalimentare, un progetto di legge del 2016 che andrà a disciplinare, insomma, a rivoluzionare la disciplina delle materie quando, insomma, verrà approvato, ma insomma l'iter è in corso.
e che andrà a produrre delle condotte, a reprimere le condotte insomma, di rilievo, e soprattutto andrà disciplinerà per la prima volta la responsabilità penale delle persone giuridiche, quindi dei colossi della produzione alimentare, e oltre a questo insomma, andrà a ridisegnare i reati di adulterazione, di sofisticazione alimentare, insomma, attualmente previsti dalla normativa. Agromafie. Quanto è cambiato su questo punto di vista e quanto è complicato è diventato produrre in maniera onesta? Sicuramente la sempre maggiore attenzione nei confronti del contrasto alla mafia ha portato a scoprire che in effetti insomma, una fetta considerevole insomma, dei proventi delle mafie avviene dalla produzione insomma, e dalla commercializzazione di prodotti agroalimentari. Vogliamo anche considerare insomma, al mercato transnazionale, quindi al commercio di prodotti contraffatti al di fuori dell'Italia, dei confini nazionali, e soprattutto alla gestione di traffico di bovini, insomma, come le recenti operazioni ci hanno dimostrato, per cui noi non abbassiamo la guardia, ma siamo ben consci del fatto che vi sia una notevole attenzione della mafia al comparto agroalimentare, insomma, e quindi la nostra attenzione è sempre massima. Bisogna denunciare, certo, se nel caso. Certo, bisogna sempre denunciare, bisogna sempre anche da un clima di dubbi sulla provenienza dei cibi. Vedo che comunque l'attenzione dei cittadini è sempre molto, molto elevata sul punto, perché spesso arrivano segnalazioni e sempre più si auspica che arrivino. Ecco, qualsiasi dubbio in campo alimentare è bene segnalarlo al NAS, che farà le opportune verifiche. C'è del un caso. Sito sul quale? Il sito è sempre quello dei carabinieri, insomma www.carabinieri.it, insomma, e da lì poi si viene indirizzato ai vari comparti, ma basta poi fare riferimento alla stazione competente sul territorio e facilmente si verrà indirizzati poi al NAS. Mimmo Vita, presidente dell'UNAGA. Oggi il corso di formazione per la stampa specializzata qui a Reggio Calabria, una formazione importante per un indirizzo che vede l'agricoltura in prima pagina. Beh, certamente l'agricoltura qui per la Regione Calabria è una cosa importantissima, l'olio è una cosa importantissima, al di là del fatto che fa parte della storia proprio, no? Di questa regione straordinaria mediterranea, ma poi tutti lo sanno, la Calabria, anzi veramente non tutti lo sanno, e forse per primi calabresi non lo sanno, la Calabria è il secondo produttore di olio d'Italia. Poi è un olio che però si disperde, che non si riconosce, e per cui è bene anche che i giornalisti conoscano questa eccellenza e anch'essi per la loro parte possano in qualche maniera promuoverla, perché è un olio di grande qualità ed è un olio che anche fa tanta quantità. Ormai l'indirizzo della professione va appunto sulla specializzazione giornalistica, è così? Sì, sfortunatamente il giornalismo rimane sempre una professione a 360 gradi, noi dobbiamo saper fare tutto e dobbiamo saper dire di tutto, perché la nostra professionalità ci porta a dover affrontare tematiche diverse, però dobbiamo conoscere alcuni settori, li dobbiamo conoscere molto bene. Il giornalista agricolo, agroalimentare e ambientale, che sono un po' le caratteristiche dell'UNAGA, quindi l'Unione Nazionale dei Giornalisti Agricoli e Agroalimentari Italiani, qui in Calabria c'è una bella ARGA, c'è quindi un'associazione regionale dei giornalisti agricoli e agroalimentari, noi dobbiamo conoscere molto bene le caratteristiche di questo territorio, le eccellenze di questo territorio, le difficoltà per esempio che il mondo agricolo e anche quello ambientale hanno, quindi per poter parlare a dovere, nel bene e anche nel male, delle peculiarità del territorio. Da tre anni, da oltre tre anni, l'ARGA lavora in Calabria, con il sostegno di lei, Presidente, che appartiene appunto all'UNAGA internazionale. E cosa dire a chi vorrebbe avvicinarsi a questa associazione di giornalisti della stampa specializzata? Sì, allora l'UNAGA è l'Unione Nazionale delle ARGA, sostanzialmente siamo una federazione, le ARGA compongono l'UNAGA. Noi operiamo appunto per la formazione dei professionisti di settore, quindi dei giornalisti. Cosa dire? Dire che è importante quello che facciamo, perché sempre di più è importante l'agroalimentare. Per la Calabria è fondamentale. Michele Bungaro, giornalista e vicepresidente del Comitato Consultivo del COI a Madrid, sul mercato mondiale dell'olio d'oliva.
e l'enorme COI. Dottore, come siamo messi noi in Italia, ma soprattutto in Calabria? Come siamo visti come produttori? L'Italia è il paese apripista della qualità nel mondo e tutti cercano di imitare il nostro Made in Italy. Il nostro tricolore sventola sulle tavole di tutti gli italiani, ma di consumatori mondiali, e questi consumatori, in un'indagine che noi abbiamo svolto ad Expo, danno il primato all'olio italiano. Più dell'80% dei consumatori mondiali hanno incrociato in qualche modo nelle loro scorribande in tutto il mondo il nostro olio extravergine di oliva. O meglio, pensavano di aver trovato il nostro olio extravergine oliva. Spesso e volentieri il nostro olio viene contraffatto, per questo ci sono le norme anticontraffazione, c'è il NAS dei Carabinieri che ovviamente opera un'azione di prevenzione e di repressione degli effetti criminosi legati al mercato dell'olio d'oliva. Per quanto riguarda la produzione di quest'anno, noi avremo una diminuzione dovuta soprattutto all'alternanza produttiva, ma anche all'effetto della mosca. I produttori hanno anticipato la raccolta proprio per non rovinare la produzione che andrà sui mercati di tutto il mondo. La Calabria, seconda regione produttrice di olio, dai 64.000 tonnellate dello scorso anno, quest'anno ne produrrà più o meno 32.000, ma statene pur certi, la qualità è eccelsa. Come mai il produttore ha scelto la qualità e non la quantità? Perché per potersi differenziare in un mercato che non premia la qualità, il produttore ha ovviamente fatto la scelta di investire sulla tracciabilità del prodotto e soprattutto sulla territorialità del prodotto. Non esiste nel mondo un olio sempre uguale e l'Italia è la patria della biodiversità, in grado di offrire oli unici ed irripetibili per i loro profili organolettici. Quindi solo l'industria può produrre un olio uguale, identico, da Torino a Messina. Ci sono industrie che producono oli di qualità anche, ci sono però orientamenti alimentari che non premiano la qualità.